Anno nuovo e vita nuova. Ci saluta il 2013 e sta arrivando il 2014. Ma cosa ci hanno lasciato i manga nel 2013? Io ho deciso di fare una top 10 dei manga novità, tra virgolette, del 2013 che hanno riscuotato un notevole successo, almeno secondo il mio punto di vista. Allora, alla decima posizione ho scelto Good Ending. È un manga romantico, potremmo dirlo così, che parla di Senji Utsumi, che si innamora di una sua compagna di classe che gli piace molto, ma che non ha il coraggio di rivelare il proprio amore. Quindi questo è una sorta di amore platonico. E fino a quando un'altra sua compagna di classe, cioè Yuki Kurowaka, si accorge che del suo comportamento un po' bizzarro, cioè di come osservi questa ragazza di nascosto con un binocolo. Inizialmente lo prende per uno stalker, quindi preoccupata, però poi decide di aiutarlo in qualche modo a risolvere questo suo problema amoroso. È un manga leggero, detto di caratura romantica, bello, non me lo aspettavo così. L'autore è Kei Sasuga, edito dalla Star Comics al prezzo di 4,30 euro. Conviene prenderlo. Poi, nona posizione, ho scelto un manga di Naoki Urasawa, Yawara, dove parla di questa ragazza, appunto Yamara, che è una ragazza che vorrebbe vivere una vita come tutte le altre ragazze della sua età, nei 15-16 anni, cioè innamorarsi, incontrarsi con le amiche, parlare del più e del meno, ma non può perché ha un talento particolare, cioè è una campionessa di judo. Grazie a questo suo talento, il nonno Jigoro decide di fargli bruciare le tappe e, con un piano ben studiato, arrivare addirittura a farla vincere le Olimpiadi di judo. È un manga piuttosto vecchiotto, sì, anche se adesso l'edizione è molto più moderna, l'edizione poi tascabile. Edito dalla Planet Manga, l'unica pecca è il prezzo, 7 euro, però vedendolo bene ci sono molte pagine, non è male. E poi, essendo io appassionato di Urasawa, ho deciso di prenderlo. Poi passiamo alla ottava posizione, Chiralitis, chi o Chirality, Chirality. Di un altro autore che a mio avviso è grandissimo, Satoshi Urushihara. Io principalmente questo manga l'ho preso per le tavole perché sono, non so se si vedono, spettacolari. Prendo le pagine a colori. Madonna, ragazzi, ma è bellissimo. Questo ci sa fare proprio col pennello. Non è una battuta di pessimo gusto, comunque. Altre tavole. È bello, bello, bello. La trama invece parla di un futuro. Nel futuro un virus tecnologico ha trasformato gli esseri umani in spietate creature robotiche. In una terra devastata, i sopravvissuti combattono per resistere all'assimilazione. Ora, il computer che sovrintendeva al nostro pianeta ha generato una creatura che potrebbe dare una speranza di salvezza all'umanità, ovvero Carol, la nostra protagonista. Edito anche questo dalla Panini al prezzo di 7,90 euro, però è un fumetto per adulti perché contiene molte scene, vabbè, erotiche, potremmo dire così, anche se di erotico non c'è più di tanto. Poi, alla settima posizione, ho scelto un manga J-pop,
Mushi Bugyo, un bugio, non so bene come si pronuncia. È l'unico manga J-pop che ho scelto per questa classifica dei manga del 2013, delle novità del 2013. L'autore è Hiroshi Fukuda. Allora, ci troviamo nel sesto anno dell'era Kyō. Per ordine dello Shogun viene istituito una scatola dei reclami in risposta alle lettere raccolte. Prende vita un nuovo ufficio pubblico. Il suo nome è appunto Mushi Bujisho, che sarebbe il commissariato per gli insetti, perché in quest'epoca molti villaggi vengono devastati da degli insetti, ma non insetti comuni, insetti giganti, mostruosi. Ed è proprio grazie all'intervento di questo comitato per la sicurezza e salvaguardia, vogliamo dire così, intervengono per combatterli. Ed è un manga che, classico shonen, potremmo definirlo così, pieno di azione. I combattimenti sono belli, ben fatti, ma anche i disegni non rendono davvero bene. E il protagonista può ricordare un po' un Rubber, un Luffy, un Naruto. Però è godevole, è gradevole il manga. Mi sembra che adesso sia arrivati alla terza uscita. Comunque, edito da J-Pop, io l'ho preso al prezzo di lancio di 1,90 euro. Credo che si sia sui 5 euro, non ricordo. Controlliamo subito. No, 4,40, quindi anche poco. È consigliato anche questo. Passiamo ora al numero 6, sesta posizione appunto, Tiger e Bunny. For Tiger e Bunny probabilmente sì, forse ho sbagliato a metterlo in sesta posizione, però basta dire soltanto che la creazione dei personaggi del hero design di Masakatsu Katsura, subito ho deciso di prenderlo. Questo manga parla di Inex, cioè che sono persone che hanno dei poteri speciali e si servono di questi poteri per proteggere la città di Sternbild. E la storia però si incentra principalmente su Kotetsu Kaburagi, che è questo qui. Kotetsu Kaburagi, che viene soprannominato Tiger proprio per la sua identità da supereroe. Ed è un vecchio, diciamo, supereroe a cui poi viene affiancato un supereroe più giovane, Barnaby Brooks Jr., detto Bunny per le sue orecchie che assomigliano a quelle vagamente di un coniglio. E quando lavorano insieme, i due combinano sempre, si trovano in difficoltà oppure si creano problemi, fra divergenze tra vecchio e giovane, quindi anche divertente, no? Notare come questi due personaggi non vadano assolutamente d'accordo. Bene, passiamo ora alla quinta posizione. Prison School. Prison School è, forse conoscono in molti, dove cinque ragazzi cioè si iscrivono a un istituto scolastico dove sono tutte studentesse. Gli unici appunto studenti sono questi cinque ragazzi che puntualmente vengono additati come maniaci pervertiti dalle ragazze. Se non che Kyoshi Fujino, che dovrebbe essere il protagonista, si innamora di una sua compagna di classe, amante della lotta del sumo, sì, amante del sumo. Lui si finge anche lui amante del sumo solo per avere qualche chance di diciamo, di conoscerla meglio, potremmo dire così. Però questi ragazzi, questi cinque ragazzi, vengono scoperti mentre spiavano nei bagni delle ragazze. Così vengono rinchiusi come se fosse una prigione. Ci saranno molte scene divertenti di questo manga dove
dove dovranno vedersi di tutti i colori, se ne vedranno di tutti i colori, perché questi non è, non, questa ambientazione, anche se scolastica, ricorda più quella di un carcere, quindi però è divertente. Poi, quarta posizione, The Breaker, New Weaver, ve l'ho già parlato, questo è il seguito di The Breaker ed è secondo me uno dei manga, perché adesso stiamo parlando di manga, dato che è coreano, però uno dei manga meglio riusciti, secondo me. Cioè, è bellissimo. The Breaker va vissuto dall'inizio alla fine. Molti lo hanno criticato perché assomigliava un po' a un bel po' a GTO, però io in un certo senso ho visto, ho guardato GTO tante volte, però non riesco a riscontrarmi proprio in questa simile. No, perché GTO è una cosa, The Breaker è un'altra cosa, secondo me. È bello comunque vedere come il culto della lotta viene esaltato proprio ai limiti qui. GTO, secondo me, ha a che fare con altre cose. Forse può darsi che la figura del professore che si fa amico, l'alunno sfigato, poteva ricordare un po' l'inizio di GTO, però poi più di quello non c'è. Comunque, The Breaker ve lo consiglio sempre. Poi, terza posizione, Tolover Darkness. Perché Tolover Darkness? Perché Tolover mi era piaciuto. Ma Darkness forse ancora di più, perché come era finito Tolover poteva lasciare l'amaro in bocca, invece adesso abbiamo questa bella continuazione, che non so se in Giappone credo che continui ancora per molto, dove adesso potremmo dire il protagonista è sempre Rito. Le protagoniste poi di questo seguito sono Nana e Momo, non più Lala, cioè la sorella maggiore. Qua si incentra più su queste altre due sorelle gemelle. Però tutti i personaggi sono ben caratterizzati, ognuno poi si innamora di Rito in maniera assurda, chi più e chi meno, chi lo vuole ammettere e chi no. È il classico harem ecchi giapponese. Per questo solo l'ho messo in terza posizione, perché non ha nulla di nuovo, però mi piacciono pure i disegni di Tolover dell'autore, come si chiama, i disegni di Kentaro Yabuki e le sceneggiature di Saki Hasemi, che mi sembra lo stesso di Black Hats, sì, non vorrei aver detto una stronzata, no, comunque edito da Star Comics. Al prezzo di 4,70 euro, questo è aumentato rispetto all'edizione precedente di Tolover. È aumentata di un po'. Seconda posizione, Blue Deep One Piece. E Ciro Oda ha fatto forse un bel riassunto di tutto ciò che avviene nel mondo One Piece in questa enciclopedia. Forse ho riscontrato l'unico, non so se è l'unico errore, però uno che mi è capitato di vedere sul personaggio di Jinbei. Non so se si riesce a leggere. Comunque nella descrizione dice che ha una taglia di 205 milioni di berry, ma dovrebbe essere aumentata, 250 credo sia la taglia di Jinbei. Comunque sì, è bella. E c'è anche una piccola introduzione a Strong World, che sarebbe poi il film mandato al cinema, che si è visto in cinema solo in Giappone per adesso, poi forse anche in Italia lo vedremo, dove c'è l'introduzione del personaggio cioè del cattivo del film, che è Shiki, il leone nero. Cioè, scusa, Shiki il leone dorato, che vediamo se riesco a trovarlo. Dovrebbe, no, non lo fanno vedere. Dovrebbe essere questo qui. Ah, sì, questo è bello, bello Blue Deep. Sono proprio
appassionato di One Piece, quindi a maggior ragione ho preso anche queste introduzioni alle tavole, queste piccole enciclopedie, che è edito sempre da Star Comics, come tutti sanno, al prezzo di 5,50 euro. E in prima posizione avete capito, Ichi the Killer. Allora, Ichi the Killer è il manga che tutti dovrebbero prendere perché innanzitutto da cui è stato ispirato, si è ispirato, cioè è stato tratto il film del 2001, però rileggerselo. Dopo aver visto il film, rileggerselo è forse qualcosa che ti lascia sempre un po' basito. Perché secondo me il manga rende ancora meglio del film. Comunque, la trama è a Shinjuku ci sono due persone che è meglio evitare, cioè due pazzi che stanno per trasformare il paradiso della criminalità in un inferno di sangue e disperazione. Ichi, cioè lui, è un timido ragazzo che quando scoppia in lacrime si trasforma in una letale macchina per uccidere. E Kakihara è uno yakuza che si sente vivo solo quando taglia, perfora, ustiona la pelle delle sue vittime. Ora le loro strade stanno per incrociarsi. Quindi, ritornando al discorso del film, già Tadanobu Asano era riuscito a rendere benissimo l'immagine di Kakihara con quel suo sorriso che ricorda il Joker di Heath Ledger, ma a parte quello, è bello, bellissimo. Però il manga va preso. Se vi è piaciuto il film, dovete per forza riprendere il manga perché è un'occasione da non perdere. L'autore, appunto, Hideo Yamamoto, è edito da Panini, anche questo. Al prezzo di 6,50 euro. Bene, ragazzi, che dire? Questa è stata la mia top 10 dei manga del 2013 e vi auguro un buon anno e un felice 2014. Ciao ciao!